Secondo giorno del mese di luglio del 2013, tutte le squadre sono in vacanza, i ragazzi si stanno godendo il meritato riposo, ma i dirigenti, diciamo, vivono il momento, la fase più calda del mercato. Le squadre si riorganizzano, certi cicli vanno a morire, vanno a concludersi e ne nascono di nuovi. Oggi abbiamo due rappresentanti maggiori di una delle squadre più blasonate qui in provincia, che negli ultimi 3 anni ha fatto grandissime cose con due promozioni e la terza sfiorata proprio all'ultima giornata dei playoff. Abbiamo il presidente, ex presidente del Villafiore Calcio, Luigi De Girio, e il vicepresidente, ex vicepresidente del Villafiore, Marco Paolini. Con loro due cerchiamo un pochettino di chiarire qualche situazione che comunque nelle ultime settimane ha visto protagonista la vostra società, perché sapevamo di alcune voci che vi accostavano prima all'Adriatica, poi al Tortoreto, quindi diciamo non c'è stata società che non ha, diciamo, che non è stata accostata ai vostri nomi. Per cui chi meglio di voi oggi può chiarire questo, quindi ascoltiamo con attenzione, quindi cerchiamo di mettere un pochettino una parola fine su tutte queste voci che ci sono state. Iniziamo dal presidente, che lui comunque è il più titolato per mettere bocca. Presidente, ultimo mese di fuoco. Adesso siamo pronti per un'altra avventura, nel senso noi siamo partiti 3 anni fa promettendo la prima categoria e invece abbiamo addirittura sfiorato la promozione, ci è mancata una partita, abbiamo sbagliato e siamo rimasti in prima categoria. Sono stati 3 anni che bellissimi, 3 anni fa con Marco in un bar abbiamo deciso di fare la squadra, di buttarla là, vinciamo 3 campionati e poi basta. E ne abbiamo vinti due, ne abbiamo sfiorato il terzo proprio per una partita. E il triennio è finito, si parla tanto di questa coppia, ma noi andiamo. Prima parliamo un pochettino di questi 3 anni, comunque della favola bellissima, che sicuramente ha regalato molte più gioie. È un dispiacere finale, ma comunque Una partita. il bilancio è assolutamente positivo. 100 partite per precisione, 100 partite, beh, penso che le sconfitte si contano, sono poche. Terza categoria con Mister Massacci, fantastica, galoppata, penso quasi senza rivali, sono le ultime 5 partite proprio. E la seconda con Mister Palandrani. Iniziato Massacci, poi è subentrato Palantrani, che ai playoff ci ha portato in prima categoria. Bellissima gioia anche la seconda, bellissima esperienza. E poi quest'anno la prima categoria, siamo partiti purtroppo male, abbiamo cambiato allenatore, è venuto Mister Vito Zanobbi, ha fatto un grandissimo recupero, è arrivato, stavamo a 12 punti dalla capolista Controguerra, che è un campionato strepitoso. E siamo arrivati fino a un punto, a una giornata dalla fine, e poi siamo andati a fare i playoff, tutti avete visto come sono andati.